Ciao a tutti techers e bentornati qui su Michele Tutto Tech. Grazie mille intanto, come sempre lo dico all'inizio del video, perché i video che faccio vi stanno piacendo. Ho notato che vi piacciono molto i video, quelli che faccio sui prodotti Apple vintage, e come avete visto probabilmente sono un collezionista di prodotti Apple e mi piace portare queste cose qui sul canale, quindi mi fa molto piacere sapere che anche a voi piacciono, e se vi fa piacere porterò sempre più prodotti Apple vintage sul canale. Prima di tutto una cosa importante: non è un brufolo da adolescente, ma semplicemente ho sbattuto la testa l'altro giorno e quindi mi sembra di avere un brufolo enorme, ma in realtà è una botta, quindi non mi prendete in giro per questa cosa, per favore, grazie. Ok, allora, video di oggi, come probabilmente avete visto dal titolo di questo video, è un prodotto che in Italia non è mai arrivato. Stiamo parlando sempre di prodotti Apple che hanno fatto tra virgolette la storia. E è un prodotto molto particolare e anche molto pesante, infatti ce l'ho qua adesso, cercherò di tirarlo su con una mano, non so se ci riesco. E eccolo qua, stiamo parlando di iPod Hi-Fi. Allora, questo bestione iPod, ecco qua, iPod Hi-Fi, questo bestione del peso di 8 kg è stato un prodotto che in Italia non è mai arrivato e probabilmente non è mai stato venduto più di tanto, perché infatti ha avuto una storia molto travagliata, in quanto è stato presentato nel lontano 2005 come un rivoluzionario, come una rivoluzionaria cassa effetto boombox anni 80-90. Infatti all'interno dietro presenta anche un alloggiamento dove si possono inserire 6 pile torcia, quindi le pile quelle enormi, e può essere portato in giro come boombox. Non so come, perché il peso già di suo è molto molto impegnativo, tenerlo in spalla con anche il peso di 6 pile non lo so onestamente chi l'avrebbe fatto, però secondo me è un prodotto che ha tantissimo senso se pensiamo al fatto che è stato prodotto e commercializzato nel 2006, quindi quasi 20 anni fa. Era un prodotto che andava utilizzato, lo faccio adesso che se riesco qua, andava utilizzato insieme all'iPod, quindi andava messo in questa posizione qua. Praticamente era una dock portatile che ha, ve lo dico già, adesso probabilmente nel video non riuscirò a farvelo sentire, ma ha una eccellentissima qualità audio, perché all'interno del prodotto sono presenti, intanto in polistirene Apple la griglia è magnetica, quindi si aggancia in maniera magnetica, cosa che per il 2005 secondo me era, 2005-2006, era una cosa fuori dal comune. All'interno è fatto così: c'è un woofer con diametro, non riesco a tenerlo su perché è veramente pesante, è un woofer con diametro 13 cm per le basse frequenze e due tweeter da 80 mm per le frequenze medio-alte. Sono presenti anche due uscite per il sistema bass reflex. Infatti questo strumento, vi ripeto, stiamo parlando di un prodotto del 2005, quindi di quasi 20 anni fa, ha una qualità audio, se abbinato a musiche, chiaramente se stiamo parlando di iPod, di musica a 320 kbps secondo di MP3, quindi in buona qualità, oppure con audio cablato, perché all'interno sul posteriore è presente anche l'uscita, l'ingresso ausiliario per collegare qualsiasi dispositivo attraverso una porta da 3,5 mm, la qualità audio di questo prodotto è veramente veramente elevatissima. Ripeto, stiamo parlando di un prodotto di 20 anni fa. Quindi, che dire, Apple, anche se, come dicevo, intanto aspettate che lo richiudo, perché come potete vedere è leggermente rovinato, i tweeter e il woofer sono leggermente segnati, ma questo non ci deve scoraggiare, perché ho già acquistato a parte un altro iPod Hi-Fi, sono matto, ho già acquistato a parte un altro iPod Hi-Fi non funzionante, al quale verrà cannibalizzato, e toglierò i tre altoparlanti e li metterò in questo, che questo invece è funzionante, e quindi ne avrò dopo uno messo molto bene. Esteticamente vi dico, ha 20 anni ma è messo bene, chiaro, qualche segno di utilizzo. Quando mi è arrivato era molto ingiallito, ma con un po' di olio di gomito sono riuscito a pulirlo e renderlo con un colore bianco quasi come nuovo. E che dire, è un oggetto di design secondo me veramente molto bello, perché ha questi due maniglioni che proprio sono, si può fare anche esercizio fisico volendo, si può fare un po' di curl, un po' di press. E parte le cagate, adesso vi dico proprio anche tutto, perché tasti touch sulla parte frontale, sono due tasti touch più e meno per alzare e abbassare il volume. Poi chiaramente è presente anche il telecomando
era presente anche il telecomando col quale si può comandare tutto quanto relativo all'iPod, perché non mi ricordo se qui o qua c'è anche un sensore a... qui, questo è un sensore a infrarossi che è in grado di captare i telecomandi Apple, come quello anche dell'Apple TV, per esempio quello che era in dotazione con i Mac del 2007-2008, chiaramente il periodo è quello, ed è possibile andare a, da remoto, cambiare canzoni, andare indietro, alzare e abbassare il volume e quant'altro. Io non so che raccontarvi di questo prodotto, se non che secondo me purtroppo non ha avuto il successo che meritava, ma forse perché a livello di portatilità non ci siamo assolutamente. Cioè ragazzi, se pensiamo alle casse portatili Bluetooth di adesso, tipo le Bose, che sono grandi così e suonano abbastanza bene, direi che la differenza è veramente sostanziale, e questo diciamo era più un oggetto di design che un oggetto per essere portatile. Quindi, come al solito, questo video non voleva essere una recensione, perché ovviamente è un prodotto di 20 anni e le recensioni su prodotti di 20 anni non hanno molto senso, ma era semplicemente per mettervi al corrente che Apple non ha fatto solo i Mac, non ha fatto solo gli iPhone, non ha fatto solo gli iPad, ma ha fatto anche tantissime altre cose delle quali purtroppo forse non ci ricordiamo più, ma che in un modo o nell'altro sono state un pochino la storia di Apple, perché Apple non ha avuto solo prodotti che sono andati da Dio, ma ha avuto anche dei piccoli flop. Infatti questo prodotto è stato commercializzato nel 2006 e inizio 2007 è stato tolto dalla vendita, probabilmente perché ne hanno venduti tre, due dei quali li ho comprati io, questo che funziona e quell'altro che è rotto, che mi deve arrivare per sostituire i woofer e il tweeter, che sono non funzionanti al 100%. Io sono, come vi dicevo, innamorato dei prodotti Apple vintage, quindi se vi fa piacere, vi ripeto, vi porterò sempre prodotti su questo canale. Questo prodotto lo seguivo da un po', era un pochino che lo volevo acquistare perché, ripeto, secondo me ci deve essere, perché non ci devono essere solo le cose che hanno fatto la storia dal punto di vista di vendite, ma ci devono essere anche cose che magari non hanno avuto il successo, non che meritavano, ma che probabilmente non sono stati capiti, o forse non era il loro tempo di essere commercializzati, non so se mi spiego. Aspettate che abbasso un po' la luminosità, perché io è meno tutto bruciato. Dicevo, non è detto, non bisogna avere solamente secondo me i prodotti che hanno venduto miliardi di esemplari, ma bisogna avere anche i prodotti che hanno fatto in un modo o nell'altro, come dicevo, la storia, perché magari anche sono stati dei mega flop. Questo lo reputo veramente un mega flop, perché la potenzialità c'era tutta, ma forse no, o non è stato pubblicizzato bene, o non è stato capito, o probabilmente, come dicevo, mastodontico, troppo grande e non è portatile per niente, se è stato visto come uno speaker portatile, ma è tutto fuorché portatile questa cosa, ragazzi. Quindi Apple, sto giro è sbagliato, ma comunque nel tuo errore c'è chi ci ha guadagnato dal punto di vista emotivo, perché io lo adoro la follia, non vi nego che lo uso ogni tanto per ascoltarci la musica, perché la qualità audio è veramente molto elevata. Inoltre, cosa si può fare? Si può, ce l'ho sempre tutte qua dietro le cose, si può prendere un piccolissimo adattatore Bluetooth come questo, che ha sotto l'attacco pin 30 pin, inserire qua in questa posizione, chiaramente l'avevo messo la parte sbagliata ovviamente, inserire in questa posizione e voilà, è diventato uno speaker Bluetooth portatile. Chiaramente non si può utilizzare con l'iPod perché non ha la connessione Bluetooth, ma con un iPhone, con un iPad o con un Mac si può trasferire la musica qua attraverso senza fili ed utilizzarlo come una cassa portatile, anche un bel oggetto di design. Quindi le possibilità sono veramente infinite e io sono innamorato di queste cose, quindi grazie che mi guardate e soprattutto grazie perché vi fa piacere che io faccia questi video, altrimenti non mi metterete mi piace, no? Mi sto un po' incartando, adesso basta. Bene ragazzi, anche questo breve video è giunto al termine, io spero vi sia piaciuto come tutti gli altri, e io, iPod Hi-Fi e Michele Tutotech vi danno appuntamento al prossimo video, sempre qua su Michele Tutotech. Ciao da Michele!